sottovoce, così proviamo anche la sensibilità di questi microfoni che dovrebbe essere ottima. Bella la vita, bellissima. Registrazione a mano libera, 4K, 30 fps da LG Velvet. Non ci sono i 60 fps quando si registra in questa modalità. C'è un selettore qui, ma se lo tappo non fa zoom. Se faccio un pinch to zoom invece sì, funziona, è uno zoom ovviamente digitale, ma un po' curioso questo funzionamento. Questo invece è un Full HD 60, sempre da LG Velvet, sempre a mano libera, quindi ovviamente mettendolo in difficoltà. Cambio anche di messa a fuoco, eccola, vai, luce molto difficile, vediamo se rimette a fuoco mentre cammino, no, mi fermo un secondo, allora ecco, riparto. E poi in Full HD c'è questo che è la Steadicam stabilizzata, in Full HD e in HD, potete scegliere voi sempre con un selettore, ecco qua, devo dire, molto molto interessante, veramente notevole già da subito, già dall'anteprima la stabilizzazione è drastica. Molto interessante il fatto, ovviamente la luce filtrata dalla mascherina, che anche se non so perché ce l'ho addosso perché non c'è nessuno decisamente bene il fatto che si possa registrare video in 4K, poi riguarderò ovviamente la qualità una volta messa sul PC. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Questa è una registrazione in modalità stabilizzata e ho attivato il bokeh vocale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso scegliere, in questo caso per esempio, di aumentare la voce di quello che riprendo davanti. E vi faccio vedere cosa significa facendo così, girando lo smartphone verso di me e attivando il bokeh vocale verso di me. In questo modo voi sentite attenuato tutto quello che c'è intorno e ho aumentato la mia voce. Se lo rigiro di là, adesso il bokeh vocale dovrebbe funzionare molto peggio, visto che la mia voce si trova nella direzione sbagliata rispetto all'impostazione che ho utilizzato. Ancora una registrazione in 4K, decisamente più tremolante delle altre soluzioni. Controluce e registrazione di nuovo in Full HD in modalità steady. Lo sto tenendo con una mano, sono su un terreno accidentato, quindi è veramente una delle peggiori condizioni in cui poter fare un video per vedere se uno smartphone è stabilizzato o meno. Voglio fare un tentativo di bokeh audio, spingo il bokeh audio indietro, quindi adesso prende tutto l'audio compreso il mio, ci sono un sacco di cicale, voglio fare questo test, spingere lo zoom dell'audio in avanti, ora è spinto in avanti, e puntarlo verso l'albero, vediamo se recepisce il cantare delle cicale nel bokeh audio.